Nell'undicesima giornata nel girone A di Serie C 23-24, big match a Verona tra Virtus Verona e la capolista Mantova. Parte forte la squadra di casa, palla dentro di Manfrin, lotta Setter, calcia così il capitano Danti, la palla diventa buona ancora per Setter che gira a lato. Mantova che risponde subito con Galuppini tra i più attivi nel primo tempo, cross perfetto per Muroni che poi sarà costretto ad uscire per infortunio al quindicesimo, poi contropiede letale della Virtus dal pallone per Casarotto che sbaglia il controllo e poi è costretto a calciare da un angolo troppo complesso anche per lui, ci prova anche da fermo il 9 non trovando però lo specchio, è l'assoluto protagonista nel finale di tempo attivato ancora da Zarpellon, calcia così di prima intenzione Mancino a lato di nulla. Sarà il più pericoloso anche in avvio di ripresa Casarotto, palla aperta per lui che brucia così l'avversario diretto, se la sposta sul destro e calcia ancora una volta lambendo il secondo palo. Il Mantova è assolutamente dentro la partita e dopo la prima grande chance della ripresa con Mensah che costringe Sibia al super intervento passerà in vantaggio al 57esimo, corner perfetto di Burrai, colpo di testa di Brignani che firma il terzo gol del suo campionato e va a esultare sotto i tifosi giunti da Mantova. Qui rivediamo la palla perfetta di Burrai, il colpo di testa del centrale, poi la risposta ancora con Casarotto della Virtus, destro alto di nulla, poi Burrai al 71esimo, pennella, un altro cross da palla inattiva su Hager, è il primo ad arrivare sul pallone, sbroglia così la matassa e porta sul più 2 i virgiliani, impazziscono tutti i sostenitori della curva te giunti in trasferta fino a Verona. Nel finale ancora Casarotto che prova a sfondare sul lato corto di destra, palla a rimorchio per Demirovic che calcia così col mancino troppo stretto sul primo palo. Era una grande occasione anche Juanito Gomez di testa, salvataggio clamoroso di Cavalli che mette anche lui la firma con Suager e Brignani, i tre difensori centrali mettono la firma sull'ottava vittoria in stagione del Mantova di Possanzini che mantiene la leadership solitaria.